Cristiana, no, hai sempre fatto film in punta di coltello, no? Un po', voglio dire. Cioè... È politicamente scorretto. Per quello che ci piace. Allora, di solito si fanno le domande, ma com'è che vi siete calati nel ruolo padre e figlio? Invece vi chiedo, ma com'è che vi siete calati nel ruolo degli gigolò? Com'è stata questa storia? Ma è stato facile, lui l'ha sempre fatto nella vita. L'attore non ha ma io faccio un vecchio gigolò, perché chiaramente sarei un cretino. Mi prende un infarto e obbligo mio figlio a fare il mio mestiere, se non perdo il parco biglietti, capito? E lui si ritrova per fare una cosa nella vita. Sì, peraltro il mio personaggio è un uomo estremamente goffo, grigio, che viene, come dire, trattato da sua moglie come un comodino, e si ritrova a fare una cosa estremamente difficile, che è quella di incontrare delle donne che non si conoscono e farci l'amore, che è una cosa veramente per me impensabile. E la cosa ma anche che... per tutti i maschi. Esatto, una per cosa tutti i maschi. Non... Sì, lo capisco. No, la cosa che è molto bella è che in realtà io eredito le sue clienti, che non sono tutte delle ragazzine, diciamo. Per cui mi capita anche di sedermi con la, semplicemente con la vestaglia facendo il vecchio marito, di fare la settimana enigmistica, di guardare dei vecchi film, insomma, per cui anche l'idea di fare l'amore con delle donne un po' più grandi. Cioè c'è una delicatezza che a me piaceva moltissimo di questo personaggio, che è un bambacione in realtà. In realtà questa serie è una serie di cui siamo molto molto innamorati. Il soggetto abbiamo capito che si poteva adattare subito in Italia, ma che aveva la necessità comunque di avere degli interpreti che riuscissero a raccontare appunto questa storia dove un uomo attraverso delle donne estremamente esperte riesce poi a ritrovare se stesso, e volevamo avere una coppia che reggesse comunque una serie comica, ma con dei dialoghi e con un cambio di tono continuo. Quando abbiamo avuto la possibilità di avere Christian siamo rimasti veramente molto sorpresi, perché per noi averlo in questa serie insieme a Pietro, creare questa coppia attorniata poi, giusto per dire, da Ambrangelini, Frank Matano, Asia Argento, Greg, Sandra Milo, Stefania Sandrelli e poi Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele. Cioè abbiamo creato questo mondo di leggende e anche di nuovi talenti, o talenti comunque già affermati, e hanno tutti lavorato veramente a un livello altissimo insieme a Lucky Red e insieme ad Eros, che già ci aveva colpito tantissimo su Sono Lillo, e sono così contenta del risultato perché siete stati straordinari. Sarà una buttaccia di prima, perché è capitato in questo montaggio che ci sono due o tre parolacce, ma invece in tutte le puntate ci saranno soltanto queste tre battute. Tutte ce le siamo giocate. Ce le siamo giocate tutte, ma invece ho trovato una grande classe, soprattutto da parte di Eros Puglielli, nel dirigere noi, nel modo come è girato, come è costruito ogni episodio, ed è una cosa rara. Io non avevo fatto film, ce l'avevo fatta anni fa, ne avevo fatto una con la Muti per la Rai tanti anni fa, questa è stata la prima serie che ho fatto nella mia vita, mi sono trovato veramente alla grande, perché non è la solita serie, ha qualche cosa di nuovo. È molto elegante, a parte le parole ci sono state, è veramente una serie molto di gran classe, ecco. Grazie. Si vede già dalle immagini, adesso noi stavamo scherzando in effetti, però voglio dire, è evidente comunque, viene fuori la poesia, cioè, ma anche solo dalle immagini, dagli sguardi, da come insomma aveva, c'è un cast incredibile. E qui chiedo a Eros, com'è stato gestire un cast di icone della commedia italiana di oggi, di ieri, cioè Stefania Sandrelli, Sandra Milo, cioè voglio dire, al di là dei nostri protagonisti straordinari Pietro e Christian, cioè ti sei trovato con un cast che racconta il dietro le quinte, appunto, di come si preparano, perché cioè Cristian, ci siamo trovati subito, abbiamo ballato sulla mia Ginger Rogers. Esatto. Abbiamo ballato benissimo insieme. Perché Ginger Rogers, dopo anni di bulli, è stata veramente una passeggiata di salute. Poi infatti questo è l'ultimo che ti chiama, insomma, ma per pochi è una cosa sofisticata. No, diciamo che quando si lavora con i grandi è tutto semplice, in realtà questo è un po' il punto, nel senso che è tutta una strada di... quindi loro sono fantastici, io mi sono divertito tantissimo, quindi è stato, diciamo, lavorare su un tappeto volante fondamentalmente,
è tutto già risolto, è tutto una creare sinergie per cui si creano. Ma c'è qualcuno che vuole fare la regia col regista? Cioè, tipo, non so, dice no, però io la farei così, io la farei così. Beh, io penso che tutti vogliono fare i registi in generale nel mondo, quindi, quindi bisogna fare pace con questo. Noi non ci siamo mai permessi, perché a parte che con Eros non c'è bisogno, ma io non l'ho fatto mai con nessuno, perché lo trovo completamente stupido, è sbagliato, non esiste, l'attore deve essere in mano al regista, se deve recitare, no? Anche il più bravo attore, se non c'è uno che ti guarda da fuori, può fare dei guai tremendi. Volevo anche ricordare che a parte tutte queste attrici che ci sono, tutte queste donne, anche altri tre maschi che hanno lavorato con noi, che sono tre ragazzi, uno è Matano, l'altro è Antonio Bannò, quel ragazzo che fa il figlio di mio cognato Carlo Verdone nella serie di Carlo, e poi c'è Francesco Bruni, che sono veramente molto divertenti tutti e tre. Pietro, come si fa a lavorare con Christian? Ma io sono cresciuto, io a scuola mi hanno bocciato un anno perché io ho registrato una cassetta con questo mio amico e passavamo tutte le lezioni a scuola a fare tutto. Ecco, per cui è stato, immaginatevi, cioè finalmente ho conosciuto una persona per cui ho perso un anno a scuola.